La nostra esperienza dentro l'RDB dura da quanto dai primi anni 90, quindi l'RDB è cresciuta, è maturata dentro il posto di lavoro anche grazie alla mia militanza e pochi altri compagni. Cioè, oggi la nostra esperienza per quanto riguarda il territorio torinese nella sanità è una delle poche, parlando della sanità torinese, una delle poche rimaste, perché il modello RDB in un certo qual modo ha fatto piazza pulita. Quando il sindacato di base non riesce a, in un certo qual modo, ad attecchire oppure delude quelle che a sua volta sono rimaste deluse dai sindacati statali e concertativi, e in un qualche modo è difficile poi far credere che noi siamo l'alternativa. E di questa esperienza l'RDB ne ha seminati tanti, perché il modello appunto verticistico di RDB in qualche caso ha prodotto proprio questo, cioè una delusione nel sindacalismo di base. Io penso che anche oggi, in questa fase qua, l'RDB facendo la scissione e rompendo il patto di base dentro la CUB, io la vivo come una sconfitta del sindacalismo di base. E ho visto passare molti bravi compagni, molti bravi delegati, molti bravi lavoratori passare dal sindacalismo di base e uscirsene e molto delusi e schifati da un certo tipo di comportamento. Quindi per questa ragione nella sanità piemontese si può dire che siamo una delle poche realtà. Io quando sento o leggo alcuni comunicati nazionali di RDB dove oggi la parola CUB sembra che sia patrimonio di tutti, ma io la mia esperienza invece personale nel torinese è al contrario, nel senso che all'RDB della CUB non è che gliene è fregato molto fino a un paio d'anni fa, fino ad arrivare al punto che ci sono due sedi a Torino, primo piano e secondo piano, sedi regionali, dove al primo piano c'è tutta l'area RDB, il Salca CUB, e al secondo piano l'altra organizzazione che si aderiscono alla CUB. Bene, da un piano all'altro non si sapeva cosa succedeva nell'altro piano, perché i colleghi, i lavoratori, i compagni dell'RDB non sapevano dell'esistenza dell'organizzazione delle altre categorie della CUB, come se la CUB fosse solo l'RDB. Il sottoscritto è arrivato a fare anche una protesta dell'RDB che i presidi dell'RDB era l'unico che portava la bandiera CUB. Cioè, perché per loro, per questo posso essere, come dire, malpensante, fin da tanti anni a questa parte il progetto RDB era solo quello di RDBizzare il modello RDB, RDBizzare tutte le altre organizzazioni della CUB. Quindi ecco, questo è che mi fa pensare che oggi la parola CUB viene usata strumentalmente e non gli è interessata niente fino a qualche anno fa. Oggi con il mio gruppo, diciamo, aziendale siamo usciti da RDB a malincuore, perché questa divisione è una sconfitta del sindacalismo di base, agli operai, ai lavoratori la cosa gli suona un po' male, cioè perché non tutta questa miriade di sigle e siglette del sindacalismo di base non ci capiscono. È una, io personalmente con le spalle al muro oggi sono voluto uscire, appunto perché non si poteva più perdere tempo a stare dietro queste discussioni burocratiche di personalismi e via dicendo, ma bisogna concentrare le poche forze che abbiamo sul lavoro sindacale, visto anche l'attacco padronale che oggi c'è. E volevo spendere due parole sulla categoria sanità. Oggi anche in questa sala, dentro la Confederazione CUB, con la scissione dell'RDB, due settori in particolare rimangono molto sguarniti. Quali sono questi due settori? Due settori del pubblico impiego, perché l'RDB, come tutti sappiamo, ha organizzato molto il settore del pubblico impiego tranne la scuola. E per un patto appunto dentro l'organizzazione, l'RDB organizzava la sanità pubblica e la CUB Sanità organizzava il settore privato. Con l'uscita dell'RDB il settore pubblico si trova molto sguarnito.
e quindi con poche forze anche di militante, di lavoratore, quindi di contributo anche sindacale sui posti di lavoro. Penso che se in un qualche modo, e dobbiamo andare avanti come organizzazione sindacale augurandoci che il patto di base vada sempre più avanti e ci sia un'unione tra i sindacati di base vera e condivisa e non imposta dall'alto o imposta da qualcuno come oggi a mio parere ha fatto l'RDB. Dico, il settore sanità deve essere aiutato dalla Confederazione. Aiutato in che senso? Nel senso a livello di strutture, di forze economiche, di tutte le altre organizzazioni, perché il settore sanità nelle regioni, nel territorio, occupa il 70% delle risorse regionali. Quindi è un settore dove girano molti soldi, di conseguenza le varie ASL e varie ASO sono occupate dai partiti politici che a sua volta all'interno dei posti di lavoro hanno appunto i sindacati di riferimento che ben conosciamo, CGIL e CISL e UIL, e questo produce una simbiosi tra amministrazione e sindacato concertativo del sistema clientelare dei favoritismi. Con un attacco a 360 gradi della pubblica amministrazione, della sanità, scuola, enti locali, si vuole arrivare alla privatizzazione della pubblica amministrazione. E questo come avviene? Avviene attraverso l'esternalizzazione dei servizi, incominciando di quei servizi più deboli. Io lavoro dentro un ospedale, ma sono in un servizio tecnico, quindi i nostri settori non vengono mai rinnovati, diciamo il turnover, non c'è il rimpiazzo dell'opera, e tutte le diciamo quelle attività ausiliari all'attività sanitaria oggi sono esternalizzati e quindi anche chi ci lavora sono sottopagati. Quindi di conseguenza la nostra organizzazione, la CUB, deve curare questo settore un po' di più, anche perché oggi si trova sguarnito, diciamo con l'uscita dell'RDB si trova sguarnito, così come gli enti locali. E questi due comparti oggi diciamo, occupano più di 1,5 milioni di lavoratori. Oggi c'è una frantumazione anche a livello dei contratti, dove c'è un attacco al contratto nazionale, e lo vediamo dentro la nostra categoria della sanità. C'è questo attacco dove siamo lasciati soli, azienda per azienda, c'è un contratto diverso. Oggi diciamo la Lega, tutta la destra e compagnia cantante vogliono le gabbie salariali, ma noi le gabbie salariali già ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Nella sanità esistono 26 categorie e 26 subcategorie, 32 livelli contrattuali dentro una categoria. Io dentro l'RDB ho fatto la mia battaglia per l'unità del sindacalismo affinché la CUB non si rompesse, ma ho ricevuto sempre pesci in faccia, e una delle ultime è stata la conferenza d'organizzazione di alcuni mesi fa piemontese, dove sono venuti anche dirigenti nazionali, la Casa D, Emilio Papi ed Emidia Papi, e al mio invito di fare un passo indietro mi hanno riso in faccia. Di conseguenza questo è l'atteggiamento, e non riesco a capire anche la risposta di Tommaselle di SDL. Cioè, un conto è che non si condividono alcune magari modello organizzativo, un conto è anche rifiutare l'invito a partecipare a questa assemblea. Io lo trovo del tutto, diciamo, paradossale, così come trovo paradossale quando RDB parla di una costituente, unità del sindacalismo di base, mentre ne rompe con pezzi del sindacato di base.